Buongiorno bimbi, facciamo un'altra video lezione. Questa volta la video lezione la faremo sul libro di lettura. Quindi andate a prendere il filo magico, il libro di lettura, mettete in pausa e poi ritornate. L'avete preso? Allora, andate a pagina 116 e 117. 116 e 117, dove si parla della fiaba del lupo e i sette capretti. È una fiaba, quindi voi sapete già che nelle fiabe, tutte le fiabe sono dei racconti fantastici. Cosa vuol dire che sono dei racconti fantastici? Vuol dire che ci sono degli elementi o dei personaggi che non esistono nella realtà. Pensate un poco alle fiabe che già conoscete perché le abbiamo raccontate insieme, ad esempio i tre porcellini oppure il gatto con gli stivali. In queste fiabe ci sono alcune cose che non capitano nella realtà, ad esempio degli animali che parlano. Oppure degli oggetti magici, pensate anche, non so, alle altre fiabe, Biancaneve, i sette nani e così via. Ci sono fate, streghe, anelli magici e così via. Quindi, nelle fiabe, vi ricordo, ci sono molti elementi che sono fantastici, cioè non succedono nella realtà. Questa è la caratteristica. L'altra caratteristica delle fiabe è che hanno un lieto fine, cioè vanno a finire bene. Tipico delle fiabe è l'ultima magari frase, e vissero tutti felici e contenti, che vuol dire proprio che tutto è andato a finire bene. Bene, allora, vi leggete questa fiaba. Io ho messo leggi tre volte e sapere le paroline nuove che ci sono nella fiaba. La leggete bene e dopodiché venite alla comprensione. Nella comprensione vi chiede di collegare gli animali di questa fiaba, che sono messi qui, con i rispettivi personaggi che sono messi qui. Prima di svolgere questo esercizio, ripassiamo e sottolineiamo questo riquadro che è molto importante perché ci ricorda un'altra caratteristica delle fiabe. Allora, nelle fiabe, come in tutti gli altri racconti, ci sono dei personaggi, ma non tutti i personaggi sono ugualmente importanti. Ci sono dei personaggi più importanti degli altri che si chiamano protagonista. Se è uno solo, il personaggio più importante è il protagonista. Se è più di uno, i protagonisti. Questi protagonisti, però, nelle fiabe, o il protagonista o i protagonisti sono sempre buoni, quindi è una caratteristica delle fiabe. C'è poi, tra gli altri personaggi, un personaggio cattivo, malvagio, che normalmente cerca sempre di mettere in difficoltà il protagonista. E poi normalmente si trova anche un terzo elemento, cioè un personaggio che aiuta, che favorisce il personaggio principale, il protagonista, un aiutante, insomma. Ecco, in questo riquadro è proprio ricordato quello che vi ho detto io. I personaggi delle fiabe sono il protagonista, protagonista vuol dire il personaggio principale, cioè il personaggio buono, perché nelle fiabe il protagonista, abbiamo detto, è sempre buono. Secondo, il personaggio cattivo che mette in difficoltà il protagonista. Terzo elemento, e l'aiutante che invece lo aiuta. Allora ve lo rileggete bene, è da sapere, e poi fate l'esercizio. Un'altra cosa che potete fare è, siccome la fiaba, come tutti i racconti, è divisa in una parte iniziale, io l'ho già messa l'inizio,
Poi c'è una parte invece che è lo svolgimento, dove la vicenda, si dice un poco che cosa succede, i problemi che i protagonisti devono affrontare, e poi c'è la conclusione. Allora, provate a segnare voi la vicenda e la conclusione. L'inizio l'ho già messo io, avete solo da trascriverlo. E qui l'ho scritto, segna sul libro a fianco della storia, come ho fatto io. Inizio, e l'ho già fatto io, lo ricopiate. Svolgimento, conclusione. Quindi lo completate perché io l'ho già fatto. E provate anche a ripetere a voce il racconto. Poi, terminato questo lavoro qui, andate a pagina 120 e 121. 100, ve lo inquadro, 120 e 121. Vale a dire dove si parla di un'altra fiaba, Magia della lettura. Allora, qui vi leggete la fiaba. Questo racconto anche qui fantastico, perché c'è qualche cosa che non succede nella realtà, e vedrete che se lo leggerete non ha la conclusione, perché poi la conclusione dovrete poi metterla voi. Allora, prima leggetelo, anche 3 volte io ho messo, perché bisogna leggere per capire proprio, per capirlo bene. Poi, dopo che l'avete letto, prima fate la comprensione rispondendo alle domande che ci sono qui, guardando bene le paroline, quelle un po' diverse, e completatelo. E poi, l'ultima parte, create voi la conclusione. C'è scritto come continuerà la storia, continuerà e si concluderà. Scrivi tu sul foglio. Aiutati con queste domande. E qui ci sono delle domande. Attenti però, non dovete rispondere sul foglio mettendo uno e poi rispondendo alla prima domanda in modo completo. Non mettiamo i numerini, mettiamo le rispostine uno dietro l'altra in modo da formare proprio un raccontino, così come ho fatto io. Guardate il mio esempio. Data, compito, continua la storia di pagina 121. Vado a vedere la prima domanda. La prima domanda è: che cosa fa il drago? Per rispondere a questa domanda, ricordatevi come termina qui il nostro racconto. Il drago dice: arriva, è sulle mie tracce, mi devo nascondere. Ma dove? Dove? Ricordatevi che finisce così. Allora ci chiede: che cosa fa il drago? Il drago, mettete voi che cosa fa e poi mettete punto. Seconda domanda: che cosa fa Filippo? Filippo è il bambino del racconto. Allora mettete, senza mettere numerini, di seguito, Filippo. E poi dite che cosa fa Filippo. Ricordate che poco prima, abbiamo detto che Filippo è un bambino che è lì nella camera, che sta dormendo, eccetera. Pensate un po' che cosa farà Filippo. Terza domanda. Esce qualche altro personaggio dalle pagine del libro? Chi è che esce? Anche qui nella storia si dice a un certo punto che le pagine del libro tornano, le pagine del libro tornano a muoversi e poi si udirono all'improvviso uno scalpiccio di zoccoli e un tintinnio di ferro. Quindi la domanda è: chi è che esce? Pensate un poco. Io ho messo così. Intanto dalle pagine del libro esce un e fate uscire quello che è giusto che esca. Ricordatevi sempre di fare delle risposte complete, perché altrimenti poi non avrete il vostro finale. E andiamo alla domanda successiva. Che cosa fa?
il personaggio che è uscito naturalmente. Allora andate a rispondere quello che è uscito, e dite che cosa fa. Va bene? Dite l'azione che fa, cosa fa. E poi c'è ancora una domanda: come si conclude la storia? Allora, quando siamo proprio alla fine, noi metteremo infine e mettete come va a finire. Se l'avete fatto in maniera corretta, vi renderete conto che rileggendo le vostre risposte complete dall'inizio alla fine, vedrete che si formerà automaticamente il finale di questo racconto, di questa fiaba. Va bene? Adesso tocca a voi lavorare e quindi vi dico, vi auguro buon lavoro a tutti quanti. Ciao ciao!